Quando guardiamo un talk show e vediamo due persone che stanno litigando o due persone al bar che stanno polemizzando, ci piace immaginare che la persona più abile nella comunicazione sia in grado di sotterrare l'altra attraverso tecniche retoriche sopraffine, attraverso tecniche che lasciano interdetto il nostro interlocutore o interdetta la nostra interlocutrice. Ebbene, la tecnica di comunicazione efficace più potente del mondo, o meglio, che ti consente di vivere una vita tranquilla, è completamente diversa da questa cosa qua. È completamente diversa. E noi psicologi la chiamiamo validazione linguistica o validazione emotiva. E oggi voglio dedicarci un video perché è molto, molto interessante. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, benvenuti o bentornati sul mio canale. Interessa comunicare in modo efficace in tutti gli ambiti della vita? Allora ti consiglio di dare un'occhiata al nostro Master in Comunicazione Efficace, un coaching di gruppo di 8 settimane che comprende varie video lezioni, esercizi pratici ed un gruppo WhatsApp dove potrai farmi tutte le domande e ricevere feedback direttamente da me. Nel Master tratteremo tutti gli aspetti della comunicazione, come ad esempio l'assertività, la comunicazione emotiva, la risoluzione dei conflitti, esprimersi con chiarezza, persuasione, manipolazione e tanti altri argomenti. I posti sono limitati, ci sono solo 50 posti disponibili e penso che finiranno in fretta. Se ti interessa, clicca qui sotto e dagli un'occhiata. Oggi torniamo a parlare di comunicazione attraverso qualcosa di molto semplice, ma allo stesso tempo di potentissimo, cioè la capacità di validare le conversazioni con le persone con le quali non siamo d'accordo. In altre parole, l'abilità di inviare il messaggio: ascolto le tue argomentazioni anche se non sono d'accordo e anche se non sono d'accordo, ti rispetto. Non so se hai mai sentito parlare di comunicazione assertiva, cioè la capacità di far valere i tuoi diritti senza calpestare i diritti degli altri. Se ci pensi, è ciò che tutti quanti vorremmo. Io vorrei essere ascoltato senza che nessuno calpesti i miei diritti e allo stesso tempo, quando parlo con te, anche tu non vorresti che io calpestassi, tra virgolette, i tuoi diritti, anche se dici la castroneria più grossa del mondo. Siamo al bar e ad esempio tu confondi Jung e Freud e io sono lo psicologo e ti dico: ma che cosa stai dicendo, razza di imbecille? Cosa pensi che Jung e Freud siano la stessa cosa? Se ci pensiamo bene, non sarebbe poi così elegante. Immagina la scena al bar, io con un tizio che all'improvviso confonde questi due autori e io lo assalto alla gola. Tu che cosa penseresti se sei lì al bar, magari con un amico, con una tua amica, a guardare questa scena? Penseresti che io sia un bravo comunicatore o un brutto maleducato che non è in grado di rendersi conto che non tutte le persone devono necessariamente sapere chi è Freud e chi è Jung? Beh, scommetto che penseresti più questa seconda parte. Come puoi immaginare, nel campo della psicologia e in particolare nel campo della psicoterapia, saper validare le affermazioni delle altre persone è qualcosa di fondamentale per tanti motivi. Il primo motivo riguarda le difese. Nel momento in cui io vado a controargomentare questa persona andando ad attaccarla personalmente, ecco che attivo dentro di essa tutti quei meccanismi di difesa di cui ci siamo occupati tante volte. Come sai, quando una persona inizia ad attaccare un nostro argomento e piano piano attacca anche la nostra intelligenza in modo più o meno diretto o indiretto, entriamo in uno stato di attacco-fuga. Tiriamo su le difese e non conterà più ciò che diremo a questa persona. Come abbiamo visto recentemente, la cosa più importante per poter comunicare con un altro individuo è la relazione che intercorre tra di noi. Se io inizio a starti antipatico, se io attivo dentro di te le difese, anche se ti dirò la cosa più intelligente del mondo, anche se smonterò nel modo più logico possibile le tue argomentazioni, queste mie parole cadranno nel vuoto. Ma non solo per te, come abbiamo visto, anche di fronte ad altre persone le parole cadranno nel vuoto, perché io sembrerò semplicemente una persona saccente che vuole avere ragione e non solo, che vuole avere ragione a discapito della tua immagine e non del tuo argomento. Quindi validare significa: sono d'accordo sul fatto che siamo in relazione, ma non sono d'accordo con quello che hai detto. È un po' come dire: ti voglio bene,
anche se non sono d'accordo con le parole che stai dicendo. E l'unico modo per riuscire a discutere tra di noi è continuare ad andare in questa direzione. Altrimenti non c'è in realtà un vero e proprio dibattito, ma c'è uno che cerca di convincere l'altro. Ecco che il tema della validazione è un'abilità, è qualcosa che va coltivato nel tempo, perché anche tu, come me, sei predisposto a certi tipi di relazione. Appunto, qualcuno può dire Freud e Jung al bar così, ma se lo dice quel tizio che mi sta un po' antipatico, ecco che intervengo immediatamente. Se invece lo dice quella graziosa signorina, non me ne frega niente e sorrido. Quindi l'abilità di validazione non dipende semplicemente dall'argomento, ma dipende dalla nostra capacità di renderci conto di come la relazione sta punteggiando il nostro giudizio su quel tipo di argomento. Cioè, te lo ripeto, di come la relazione, di come io mi relaziono con questa persona e di come la qualità di questa relazione dà un colore all'argomento che la persona mi sta dicendo. Quindi ecco che cosa puoi fare. Prendi carta e penna e scrivi il nome di 3 o 4 persone che conosci e ti stanno un po' antipatiche. Sì, prendi carta e penna. Tu stai ancora guardando il video e non è ancora... Va bene, pensaci soltanto, ma appena hai tempo scrivile. Scrivile anche sul tuo smartphone, ovunque tu possa. Scrivi 2 o 3 persone che ti stanno un po' antipatiche e che frequenti. Ok? Persone che hai la possibilità di frequentare. Ecco, la prossima volta, ogni volta che incontri una di queste persone, prova semplicemente a validare i loro argomenti al di là della relazione, cioè al di là di quella sensazione di antipatia che potresti provare nei loro confronti. Perché dovresti farlo? Perché questo semplice esercizio aumenta la dote psicologica più potente di tutte, cioè la tua flessibilità mentale, la tua capacità di adattarti alle situazioni, di adattarti alle persone prima che ai discorsi, perché è questo che succede. Siamo tanto convinti che un bravo comunicatore sia bravo perché ha buoni argomenti. No, un bravo comunicatore è bravo a gestire la relazione e le relazioni. Certo, un comunicatore da palco ha anche ottimi argomenti, un comunicatore su YouTube dovrebbe avere anche buoni argomenti, ma la cosa più importante nel lungo discorso, soprattutto quando siamo dal vivo, sia che siamo one to one oppure uno a molti, scusate se uso queste parole inglesi, ma ci siamo capiti, è la relazione e quanto io sia capace di preservare la relazione. L'abbiamo visto ultimamente con la metafora del Jenga, l'abbiamo visto con i nostri sistemi motivazionali, ne abbiamo visto parlando di relazioni, di porcospini, dell'importanza di restare in relazione. Anzi, se non l'hai ancora fatto, guarda il mio TEDx Talk, un po' per ridere perché non è andato molto bene, ok, non sono stato molto bravo, ma allo stesso tempo per capire il potere delle relazioni, perché in quel TED parlo di relazioni e succede qualcosa che ha a che fare con le relazioni. Quindi ecco che lo strumento della validazione, la capacità di accogliere gli argomenti degli altri al di là della relazione senza attivarli, diventa uno strumento essenziale per qualsiasi tipo di comunicazione. Lo so, cosa stai pensando tu che in realtà non stai più guardando il video perché non saresti mai arrivato a questo punto? Stai pensando che validare sia una comunicazione da vigliacchi, da sfigati, di quelli che non vogliono litigare. No, è il contrario, perché devi sapere che le persone che cercano costantemente i litigi, tra virgolette, e i conflitti, non è che lo fanno perché sono abili comunicatori, è perché solitamente non possono fare a meno di litigare, perché non hanno buoni argomenti e quindi vanno ad attaccare l'altra persona, si attaccano alla relazione perché credono, tra virgolette, che quello sia il modo migliore di argomentare. Invece il modo migliore di argomentare, o meglio, il modo migliore di riuscire ad argomentare è quello di preservare la relazione, di modo che si possa usare, tra virgolette, la logica e la razionalità nella analisi del discorso, altrimenti tutto finisce in emotività e tutto va a quel paese. No, tranquilli, non sto dicendo che sia possibile scindere l'emotività dalla razionalità, no, sono due cose che fanno parte dell'essere umano. Tuttavia, riuscire a distinguere questi due livelli, il livello della relazione e il livello dell'argomento, è l'aspetto più importante per qualsiasi bravo comunicatore. Quindi, se vuoi migliorare la tua comunicazione, prendi carta e penna, scrivi i nomi di queste persone che ti stanno un po' antipatiche ed allenati a validare i loro argomenti, anche se ti sono antipatici. Ti ripeto, la formula è semplicissima. Accolgo ciò che mi dici, ok?
Quindi tu puoi tranquillamente dirmi tutte queste cose qui, io le ascolto con attenzione e io semplicemente non sono d'accordo. Ma questo non vuol dire che io ti ritenga una persona sbagliata. Non significa che tu sia una persona inferiore o in un qualche modo, non so, contorta, semplicemente perché non sono d'accordo con il tuo argomento. Lo so, caro, tu stai pensando, questo è un atteggiamento democristiano, noi italiani invece dovremmo essere polarizzati, perché quando sei polarizzato, basta, la polarizzazione sta distruggendo gli algoritmi, sta distruggendo la politica, dovremmo stare molto, molto attenti. La validazione, la capacità di fare ciò che ho appena descritto, potrebbe essere una delle abilità psicologiche più importanti per il nostro futuro. Bene, fammi sapere che cosa ne pensi, se non l'hai ancora fatto iscriviti su questo canale, altrimenti non validerò mai più le nostre comunicazioni e... clicca su mi piace, condividi questo video e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Alla prossima, ciao! Ti interessa comunicare in modo efficace in tutti gli ambiti della vita? Allora ti consiglio di dare un'occhiata al nostro Master in Comunicazione Efficace, un coaching di gruppo di 8 settimane che comprende varie video lezioni, esercizi pratici ed un gruppo WhatsApp dove potrai farmi tutte le domande e ricevere feedback direttamente da me. Nel master tratteremo tutti gli aspetti della comunicazione, come ad esempio l'assertività, la comunicazione emotiva, la risoluzione dei conflitti, esprimersi con chiarezza, persuasione, manipolazione e tanti altri argomenti. I posti sono limitati, ci sono solo 50 posti disponibili e penso che finiranno in fretta. Se ti interessa, clicca qui.